La giornata numero 27 di campionato in Serie D non cambia, le gerarchie in vetta con 3 pareggi per le prime 5 della classe. Passo simile con la capolista a campo basso che è la nuova Romagnoli, non va oltre lo 0-0 contro l'Ovastese. La formazione di Fulvio D'Adderio resiste all'11 di Cudini e strappa un punto in attesa dei recuperi che partono già da questa settimana, visto che il campionato per un po' si ferma. Aragonesi che nel primo tempo vanno vicino al gol con Di Prisco devono rinunciare a Leandro Martinez per infortunio e tremano sulla sgroppata nella ripresa di Cogliati che serve Esposito, ma è miracoloso Boccanera a dirgli di no. Vastese che torna in campo sabato per il recupero del match contro l'Aprilia della quinta giornata di ritorno. Quello che abbiamo fatto oggi lo faremo anche col notaresco e quindi noi faremo il nostro dovere. Io dico sempre una frase: dove sono stato da calciatore e da allenatore, non mi sono preso mai rivincite. Sempre soddisfazioni, ma perché questo? Perché le rivincite se le prendono sempre i perdenti, quelli che ci hanno sempre da dimostrare dopo. Io qui sono stato benissimo, è la mia gente e sono orgoglioso di essere murisano. All'ultimo respiro il notaresco strappa un pareggio insperato sul campo del Matese, grazie a Gallo, e resta in scia la prima in classifica. L'impegno era di quelli complicati, il rigore di Galesio per il fallo rilevato dall'arbitro di Acquadro su Adusa rischiava di far fermare la striscia dei risultati positivi della formazione di Epifani. Un 1-1 a cui il notaresco si era avvicinato in precedenza, ma lo spunto del centrale è stato quello decisivo. È stata una partita, come hai detto, su un campo molto difficile contro una squadra che sta facendo grandi cose, perché viene da 16, oggi era il 16esimo risultato consecutivo, quindi lo sapevamo. E dispiacere che il primo tempo potevamo fare di più noi, e dovevamo essere più veloci nell'entrare nelle linee loro e gli abbiamo prestato un po' il fianco con alcune ripartenze, alcune palle sopra. Poi il secondo tempo, specialmente nell'ultima mezz'ora, abbiamo fatto quello che sappiamo fare e è venuta fuori un po' la forza di questa squadra. Pari pirotecnico invece a Castelnuovo nella sfida playoff tra i padroni di casa e la Cinzia Albalonga, e dire che i neroverdi a 17 minuti dalla fine erano sotto 0-3 per effetto dei gol di D'Agostino, doppietta e Cardillo girata al volo su assist proprio di D'Agostino. Nell'11 di Guido Di Fabio però sale in cattedra Manari che segna la rete dell'1-3, serve De Giglio per il 2-3 e al 94esimo la testata di Cellucci regala la parità ai padroni di casa e un terzo posto in classifica ancora possibile. Stiamo vivendo un momento non felicissimo, capito? In queste partite, in tante occasioni, gli episodi hanno fatto la differenza. Oggi, per quello che è successo in campo, poteva ammazzare anche un toro. Noi, nonostante tutte le difficoltà, tra errori nostri, errori arbitrali, un po' di tutto, ci siamo messi lì a crederci fino alla fine. Devo dire che questi ragazzi sono stati veramente fantastici, a dimostrazione di quello che penso io di loro. Il successo più importante della giornata però è quello della Giulianova, che nello scontro diretto del Capo i Prati di Fiuggi batte seccamente i laziali 2-0 grazie alla doppietta di Paudice, 2 gol nel primo tempo e la sensazione, col recupero anche di Demoleone in difesa, di una squadra ormai totalmente conscia delle proprie potenzialità. Quest'ultimo periodo lo ha sempre dimostrato in tutte le, anche domenica, pur perdendo a Rieti. Noi oggi più che vincere non potevamo, insomma, più che fare 3 punti non potevamo, ma indipendentemente dalle altre partite, indipendentemente anche dalla classifica, perché questa purtroppo quest'anno è una classifica virtuale. Per gli allenatori è importante, l'ho sempre detto, è importante sì cercare assieme alla squadra di raggiungere l'obiettivo, però l'altro obiettivo che si propone l'allenatore è anche quello di far crescere le individualità della sua squadra. La nostra è una squadra, lo vedete, no? Sempre molto giovane. 10 punti in 4 partite sono invece il bottino del Pineto, che sta risalendo velocemente la classifica. Lo fa grazie al successo interno contro i Rieti, alle marcature nel secondo tempo di Esposito e Minincleri, che fallisce un calcio di rigore ma si riscatta al minuto 64. Biancazzurri che dopo domani giocheranno contro il Matese, formazione molto insidiosa, ma Pomante sembra aver trovato la formula per riconsegnare al Pineto la posizione in classifica più consona. Nel secondo tempo siamo ripartiti alla grande, siamo andati in vantaggio, siamo stati bravi anche a raddoppiare. È normale poi, una volta che c'è stata l'espulsione, un po' di sofferenza, ci sta.
però c'è anche da dire che occasioni da parte del Rieti non ce ne sono state tante. Oggi penso che abbiamo dimostrato la nostra forza e la vittoria è strameritata.